Arnaldo, ci parli di questa prestigiosa amichevole? Così, lo devo chiaro, sensazione. Di tutte le partite che hai giocato, quanto è la partita più, più fascino? Ha sido una partita più bella, Gianluca, perché la circostanza che ha involto il partito era differente da un partito normale del calcio a 5. Abbiamo jugato in un stadio di football con 22.000 persone, muy diferente, pero lo importante era la preparación de nuestra selección. 22.000? Sí. Hanno provato a fare record mondiale di spettatori, non ci sono riusciti. Dovevano arrivare a 58.000. Perché il campo, beh, poi lo dico, no, finisce, poi vi traduco. Pero lo importante para noi es la preparación de nuestra selección para los encuentros que vienen ahora, que es el apuramiento para el mundial y el europeo. Allora, praticamente, al di là dell'amichevole, quindi ha avuto un migliore prestigio tra due nazionali importanti, la peculiarità di questa partita era che praticamente hanno montato il campo di calcio a 5 per la seconda volta in mezzo allo stadio, dentro lo stadio. Quindi, che stadio è? Che stadio? Fortaleza. Ma Lisbona? No, Brasile, Fortaleza. È stato uno degli stadi di Fortaleza. Quindi praticamente questo grande impianto dove loro devono fare questo record di spettatori, l'hanno fatto 22.000 persone, quindi c'è giocare davanti a 22.000 persone è una cosa già bella di per sé, anche se la cosa più importante per loro è preparare ormai la fase di avvicinamento alla Eurocopa mondiale, e quindi per loro è la più importante. Com'è finita? Perdiamo 2-1, però abbiamo jugato bene, penso è lo più importante, è ovvio che vincendo sería mejor porque está preparando y se vince seguirás preparando mejor, pero creo que jugamos bien y habíamos enfrentado el campeón del mundo de Caracas. Hanno messo in difficoltà i campioni del mondo, hanno perso 2-1, hanno fatto una buonissima partita, dice peccato perdere, anche perché vincere insomma aiuta a preparare in maniera diversa, però hanno fatto sicuramente una buonissima partita, alto aspetto i campioni del mondo. Piero, torniamo sulla partita con il caos. Scusa, Arnaldo fa la 197 presenze? 193 presenze con quella di questa da settimana passata? 193 i 4 del sub 21, 197, però la del sub 21 non conta. Si sta avvicinando ai 200 presenze in più per capitano. Ci faccio una domanda io, chi è più forte, di Cardini o Falcao? Più forte? Falcao sta in fase galante? Sì. Gli diamo solo l'RS8, non gli diamo. Ed è più forte Riccardino. Riccardino, lui è forte. Questo significa che per noi è comunque un grande onore che è il campione a questo livello. Se guarda la legge, la lista di chi era in campo, io giocatori di Barcellona, Sporting, Benfica, tutte le squadre più importanti brasiliane, il capitano di una delle due nazionali era il giocatore della linea del CC, quindi per me è veramente tanto orgoglio. Piero, torniamo sulla partita di Ferrara, tanta amarezza perché comunque tutte le occasioni avute, il fatto che comunque l'hai affrontata senza tre giocatori fondamentali, importanti, quantomeno nelle rotazioni, quantomeno se poi non vogliamo identificarli per la loro importanza che ce l'hanno. La si è giocata fino alla fine, insomma. Sì, al di là dell'amarezza del risultato, alla fine nel finale tutte e due le squadre potevano vincere la gara, no? Perché loro avevano qualche possibilità e qualche probabilità in più perché erano un po' più lucidi e alla fine era così. Però al di là dell'amarezza noi aspettavamo delle risposte dopo la partita di Rieti. Siamo contenti della prestazione che abbiamo fatto perché non è un alibi, però sappiamo che giocare partite a questo livello in queste condizioni è veramente difficile. Non è tanto chi manca, ma come detto dopo la rotazione, perché giocare con un cambio diventa veramente dura e poi alla fine paghi perché vedo tutte le occasioni mancate, però le occasioni mancate alcune volte, spesse volte vengono mancate perché la lucidità davanti alla porta, soprattutto nei secondi, nella seconda parte della gara, non c'è. Manca ossigeno, manca lucidità, manca tanto,
perché giocatori che hanno fatto 38 minuti è difficile tenere alta la concentrazione e l'attenzione per tutti i 40 minuti della partita, giocando così con un minutaggio altissimo. Fermo restando, io parlo da società, grande, grande, veramente soddisfazione per le proprie ragazze, perché i giovani hanno fatto veramente una gran partita. Usato il bago di mazzonista e possono veramente una mano importante. E per noi questo è una grande soddisfazione, sentire che i ragazzi stanno seguendo comunque il mister, la squadra, quindi il processo e la crescita ci aspettiamo. Senti Luca, con Corso come siamo messi con Corso? Corso aspettiamo che arrivi praticamente l'ultima fase del permesso di soggiorno, che è tra l'altro l'impeachment più grosso in questo momento. Se tutto va come ci aspettiamo, oggi o domani mattina dovrebbe essere in questura questo tanto agognato kit, e da lì possiamo iniziare la pratica per la residenza e per il trasferimento. Ce la facciamo per il 13? Noi ci stiamo... Per il 13 o per il 10? No, per il 10. Per il 10 ci abbiamo la residenza. Se riusciamo a sistemare tutto in primi lunedì, massimo martedì la settimana prossima, potremmo avere le buonissime possibilità di avere una rivalenza. Nel caso... sicuramente per quella volta. Press. Così, se, secondo me è una chance perché giochi sabato con la Lucrezia e che riusciamo a farlo ricevere in questura lunedì. Martedì è già tardi. Perché poi dobbiamo fare la residenza, anche se portiamo tutto il tesseramento a mano, portiamo a Roma e lo portiamo via martedì, può darsi che mercoledì, giovedì parte il transfert e poi dopo l'Argentina ci hanno assicurato che rispondono subito. Se però ci iniziano a ricevere martedì inizierà ad essere tardi, perché mercoledì partiamo il tesseramento, dobbiamo sperare che giovedì la FIGC faccia partire la richiesta di transfert. Io non lo so sinceramente, è vero che questo è un periodo in cui i transfert sono un po' terminate, le richieste di transfert, no? Dovrebbe essere un periodo più caldo. Però dobbiamo sperare che lunedì ci ricevano in questura e perfezioniamo il permesso di soggiorno. Quindi è più probabile la fine successiva? Sì, anche se poi lì siamo per il rosso, perché comunque è martedì e quindi poi ci dovessi fare partenza, quindi dobbiamo assolutamente fare in modo che lunedì ci ricevano il ragazzo e gli facciamo questo benedetto permesso di soggiorno. Senti, il problema viste tre partite in 7 giorni? Insomma, è chiaro che nel momento in cui siamo in queste condizioni diventa un problema, però noi in questo momento vogliamo giocare, sappiamo che, sperando che ci sarà anche Corso, potremo essere tutti a Lupari, quindi quindi vogliamo dimostrare che quando saremo tutti vogliamo cominciare a giocare, a far punti, perché poi alla fine sappiamo che se siamo tutti con la Luparense di là deve cominciare il nostro campionato, no? E quindi poi se riusciamo a fare risultato a Lupari, poi avremo 2 gare in casa. Anche a livello mentale per noi è importante giocare con un organico completo e cercare di far punti, perché è vero che da una parte dopo la partita di caos noi volevamo, se potevamo giocare il giorno dopo lo avremmo fatto, però in questo momento è anche meglio un attimo riposare per i tesseramenti, no? Però quello che vogliamo fare è entrare in campo, giocare al completo e far punti. Quindi sì, da un lato può essere un problema anche il paese, però dall'altro sappiamo che devono fare punti, quindi prima vengono questi punti è migliore. Il programma è quello che mi hai detto ieri, venerdì, domani fai. Sì, domani c'è un allenamento. Domani pomeriggio, giusto? No, domani mattina. E sabato? Sabato no. Quindi sabato e domenica riposo, poi riprendi lunedì. Che ti rimane di questa esperienza in uno stadio di 22.000 posti, Arnaldo? E al di là della partita, di quello che è stato, del contesto della partita, la sensazione qual è? Il ricordo, insomma. Después de aver jugato tanti partiti importanti, io credo che è bello giocare in un stadio. È la prima volta che ti capitava di giocare così tanta gente? In un stadio, con tanta gente no, però... E l'ambiente, io ho jugato mejor la finale del UEFA Cup con il Benfica con 12.000 persone. 12.000, quindi 12.000? 12.000, sì. Però 12.000 in un palazzetto, è differente di un stadio. E
Entonces es bello porque hay mucha gente y es diferente, un contexto diferente. De... L'unica cosa sbagliata che hai fatto è regalare la maglietta a Corbucci. Va bene, noi. Ma il Corbucci ha firmato un contratto con me. E la prima cosa che mi ha detto è stata tu camisetta per me. E questa è la notizia che volevamo sapere, cioè lui Corbucci si è diventato il procuratore, di la verità. La seconda direi che si è sorpresa. Ho preso Arnaldo e Basile come sotto procura. La terza lettera dosi non mi pone più. Ma che colore c'è? Rossa? Nera o blanca? Quello è Gianfranco. Tu io a me mi sento la temporale, la temporale è larga, hai fatto aspetta basta Mario, no è nero, si sì, Dio spero, hai capito che dice, no? Sì. È nero, spero a 6 partiti, non 5. Certo, però la finale della finale del UEFA Cup con Benfica è un'altra cosa, è differente. Abbiamo vinto con un club del football che per me nel calcio è il migliore del mondo a livello di condizioni, sicuro non hai, è come il football, il calcio in Benfica è come il football, tiene tutte le condizioni del football, lo stesso, gli aficionati sono locos, accompagnano l'equipo a tutti i siti, perché per esempio hai club come, no, Latina è differente perché qui quasi tutta la società tiene spazio grande, però in Portogallo hay alcuni club che sono piccoli, come a dove lavora la persona. E il Benfica quando iba, il biglietto qui quanto è? 5 euro. En la altura era 2,5 euros. Quando iba il Benfica lo ponían a 10 y estaba lleno. Es una cosa diferente. E quindi ganare la UEFA Cup in nostra casa con i nostri aficionati è una cosa incredibile. È incredibile. Che ti dava da tempo alla sera? No? Chiamato il tuo nome? No, è il nome di ragazzo, era la sua città natale. Ah, non quello più grande. Chiedo la sera, sì, a dove io ero nato. È come, perché io quando facevo interviste come questa, io ero riconosciuto in Portogallo come l'espresso di Braganza. E Braganza è mi città dove io. Entonces la comuna de Bragança, como yo hablaba siempre de Bragança, ha dicho que querían hacer una, en cuanto estuviera haciendo deporte, que iban a hacer algo. Y la primera vez que va a la selección... Hasta esa nota no había visto la de Bragança. La primera vez que fue a la selección hicieron eso, ponieron el nombre de... Praticamente dice che visto che lui era sempre riconosciuto e lui in tutte le interviste parlava di Braganza, nel momento il comune di Braganza aveva questo riconoscimento perché praticamente lui era un portavoce o comunque la figura che portava il nome di Braganza in giro e soprattutto a quelli di lui e quindi aveva questo riconoscimento per quello che lui faceva. Chi avete vinto la finale di Braganza? Inter Movistar è il club vicino al Real. Sì, è il campione della Spagna, della Liga Spagnola. Cioè Barcellona per esempio, proprio Barcellona, il Real non ha il Real, ha questo rapporto, infatti ha gli stessi sponsor più o meno del Madrid. Altre domande? No, No. Vabbè, rispetto all'anno scorso che magari si parlava sempre di un'esperienza del primo anno in Serie A, vedo che c'è molta più novità. No, quello che fa rabbia è sempre partire sempre con questa classifica così, perché poi inevitabilmente pure il giocatore in una squadra penso un po' l'ansia sale, no? E quindi è vero che sono importanti i 3 punti, ma non devono diventare nemmeno imperativo d'obbligo, perché se andiamo alla Lucarezza e torniamo a una sconfitta che ci costa, perché siamo andati in campo difficile, dobbiamo ragionare nell'ottica del campionato che è lungo e con la consapevolezza della squadra i mezzi per fare bene, però senza che siamo qui a fare paragoni con altre società, non ci piace mettere la gogna ai giocatori o mettere in difficoltà allenatori dopo
dopo le prime partite, quindi riteniamo che si debba lavorare con tranquillità, sappiamo le qualità del mister, le qualità dei giocatori, e quindi devono avere tranquillità di sapere che possono lavorare con la massima tranquillità. Questo è importante. Questo si percepisce che sì, non sì, sì, però il problema è che anche noi vogliamo fare punti, perché cioè una squadra deve avere degli obiettivi, il nostro obiettivo è quello di fare la final eight, cioè non è una cosa, cioè, vado contro me stesso, vado contro me stesso, questo si percepisce forte, però sì, è così, positivo, cioè ti lascio positivo, cioè non ti chiedere da niente, no, anche se potete vedere la squadra durante gli allenamenti, è una squadra che si pone l'obiettivo di dare proprio singolarmente qualcosina in più, quindi non è che si è nascosta dietro gli alibi casomai della... e questo è un segno di grande, secondo me, forza e soprattutto di voglia di... noi ci credevamo prima, ci crediamo ancora adesso con grande serietà, come dice il press, con grande consapevolezza, però poi contano i punti, quindi non... però sappiamo quello che dobbiamo fare e dove dobbiamo andare. Certo, la Coppa Italia è il primo obiettivo, il temporale è il primo obiettivo, senza che ci nascondiamo. Cioè, non perché è una competizione che ci ha un fascino incredibile, io tutte le volte che l'ho vista, so proprio come è fatto il paragone con il campionato d'Inghilterra e la Coppa d'Inghilterra, che tanto qua c'è più valore. Se diciamo un'ultima cosa, vabbè, di che arriva la prima 3 minuti alla fine ce ne andrà. Sì. Quest'anno il livello è aumentato tanto. E forse non c'è. Se tu pensi che Pescara campione d'Italia sta. Non c'è forse negli stessi. No, perché alla fine grande... diciamo, nelle 8 ci vogliono arrivare tutti. Cioè, non è come lo scorso anno che c'erano 2-3 squadre che non ci pensavano minimamente. In questo campionato 10 squadre vogliono arrivare nelle prime 8. Guarda Corigliano. Ma lo stesso Napoli, lo stesso anche il Montesilvano, cioè. Ma io ci prova. Forse l'unica, forse squadra che non ci sta pensando è la Lazio, forse, però anche loro nel suo piccolo. Ha fatto una campagna diversa. Vabbè, a posto? Grazie.